Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar dedicato ai prodotti e alle soluzioni DALI 2. Mi presento, sono Marco Vergani, sono referente per gli studi di progettazione e qui con me oggi c'è anche Andrea Pontoglio per la parte tecnica Product Specialist Electron. Prima di iniziare il webinar, una piccola introduzione dell'agenda, quello che vedremo oggi. In primis una piccola introduzione di Electron, chi siamo, il viaggio, diciamo così, la nostra visione che abbiamo a lungo termine, il nostro impegno quotidiano verso la gamma di prodotti e nuove soluzioni. Il secondo step sarà le novità, quindi ci concentreremo sulla soluzione DALI 2 e su tutte le novità dedicate a questo protocollo. E per finire, conclusioni e tutta la parte anche di domande e risposte. Una piccola introduzione, cominciamo di Electron. Electron è un'azienda italiana, ci teniamo a ribadirlo, che siamo Made in Italy. Siamo nati nel 95, la sede principale è a Legnano, provincia di Milano. Abbiamo uffici comunque un po' in tutto il mondo dislocati in diversi paesi. Siamo Connect Member come produttori dal 2005 e all'interno della sede qui di Legnano facciamo corsi di formazione accreditati per la parte proprio di certificazione FNS. Nasciamo per il controllo accessi, per la parte alberghiera, ma le nostre soluzioni che si basano sul protocollo Connect ci permettono anche di fare tutto un discorso ovviamente di soluzioni in ambito trasversale, quindi in ambito di uffici, della parte ovviamente di residenziale, eccetera. Come dicevo, la parte di protocollo standard è la nostra parte principale, quindi abbiamo tutte soluzioni su base KNX. E ovviamente la parte di protocollo DALI su cui oggi facciamo ovviamente un approfondimento. Oltre a queste due tecnologie ci abilitiamo ovviamente sulla parte di Bluetooth e tutta la parte anche di protocollo MQTT. In questa slide vedete la nostra presenza internazionale che negli ultimi anni si è ampliata, si è aggiornata. La sede principale, gli headquarter, sono ovviamente a Legnano, però abbiamo diverse filiali, filiali commerciali presenti in tutto il mondo, in Spagna, ovviamente in Cina, in Medio Oriente e anche una filiale in Germania da quest'anno. Una panoramica dei nostri vantaggi, diciamo così, basandoci su una tecnologia, un protocollo standard ormai più di 30 anni, ci dà la possibilità di gestire le strutture in qualsiasi ambito su base KNX, quindi su un protocollo standard. Questo ci permette di avere una sostenibilità anche futura dei nostri impianti, visto che il protocollo è ormai riconosciuto a livello mondiale, e tutto questo lo facciamo in primis per la parte degli occupanti e degli operatori della struttura, quindi di dare una soluzione di comando, di visualizzazione sia per l'ospite che per esempio abilita la camera dell'albergo, sia per tutta la parte di gestore, ha una soluzione proprio flessibile e comune. Tutto questo, come dicevamo, sul protocollo Connex, quindi una struttura di rete cablata fondamentalmente, che ci permette poi ovviamente di andare anche su soluzioni wireless per la parte di supervisione. Tutta questa automazione dell'edificio che facciamo su diversi controlli viene poi dalla parte di gestione, quindi sulla parte anche di visualizzazione, di reportistica dei dati, tutto quello che riusciamo a recuperare come informazioni Connex possiamo poi supervisionarlo, remotarlo e contabilizzarlo. Tutto questo quindi ci permette tramite dei protocolli standard, tra cui il KNX, il DALI, delle soluzioni Bluetooth, il protocollo MQTT e soluzioni cloud di contribuire allo smart building nel nostro edificio. Questa slide vedete anche le milestone, diciamo così, di Electron dal 95, la nostra data di fondazione, e vedete tutti i vari passaggi, prettamente in questo caso sulla parte di sviluppo tecnico, dove per esempio nel 2010 abbiamo la prima certificazione DALI per la parte di prodotto e tutta una gamma di comandi di pulsantiere che sicuramente magari già conoscete, per esempio la serie Eletta e la gamma 9025, che diciamo così hanno dato la possibilità di entrare su tutto un discorso estetico di comando della parte di sviluppo dell'edificio. Ovviamente passando alle soluzioni più recenti, tra cui l'introduzione, per esempio in quest'anno, della serie OLIU, tutta una gamma nuova di pulsantiere meccaniche di estetica, e per esempio anche nel 2022 con un nuovo stack per la parte di Connect Secure. Quindi siamo sempre improntati sulla parte proprio di sviluppo tecnologico dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni. Come vi dicevo, oggi ci focalizziamo sul protocollo DALI, quindi la Digital Addressable Lighting Interface, un'associazione, un protocollo di comunicazione che è analogo, diciamo così, alla soluzione KNX, ovviamente il Connex per la parte di building e di automation, il DALI per la parte di controllo e illuminazione. È un protocollo di comunicazione indipendente dal produttore che è definito nella norma IEC 62386, dove proponiamo le soluzioni DALI. Ormai le possiamo veramente visualizzare in qualsiasi ambito, sicuramente in ambito terziario, in ambito uffici, ma veramente poi, come potete vedere, viene utilizzato ormai anche in ambito residenziale o comunque sulla parte di centri logistici e data center. È un protocollo veramente flessibile per il controllo e illuminazione.
Qui vediamo un po' anche l'evoluzione dei protocolli nel controllo dell'illuminazione, partendo dall'1.10, che ovviamente era uno standard anche lui per l'ambito industriale, con dei segnali ovviamente analogici. Tutto questo poi è passato negli ultimi anni con la certificazione DALI, che ci permette una compatibilità, un protocollo standard comune per tutta la parte illuminazione, e successivamente anche la certificazione DALI 2, che ci permette ovviamente anche qui di avere un upgrade della certificazione DALI e di poter gestire, poi vedremo sicuramente più in profondità successivamente con Andrea per la parte tecnica, anche la gestione dei dispositivi di controllo sempre sulla linea DALI. Quindi, come dicevamo, il DALI è uno standard, è veramente un protocollo dedicato proprio al controllo dell'illuminazione. Il DALI è un trademark, quindi per promuovere una serie di norme dedicate poi sulla parte proprio di controllo. Un sistema indipendente dal produttore organizzato dalla Digital Illumination Interface Alliance, di cui noi siamo partner. Sicuramente la parte più importante di soluzioni di vantaggio del DALI è l'installazione, veramente molto semplice, la parte di cablaggio ridotta e semplificata e tutta la parte poi di commissioning, di assegnazione sia di lampade e della parte di dispositivi di controllo fatta in maniera molto diretta con un'applicazione dedicata. Ovviamente la successiva certificazione DALI 2 che ci permette oggi, grazie ovviamente poi anche alle linee guida, di poter gestire dispositivi di controllo, per esempio dei driver DALI. Qui potete vedere poi le varie parti che sono dedicate alla certificazione DALI 2, dove si può notare la parte di integrazione dei dispositivi di controllo, per esempio la parte di illuminazione, la parte anche di sensoristica e altre integrazioni poi che sono state fatte, per esempio per la parte di illuminazione d'emergenza. DALI quindi è interoperabilità di sistema che ci permette quindi di avere un'integrazione col mondo Connex oppure di poter visualizzare e gestire soluzioni direttamente su DALI 2. Lascio la parola adesso a Andrea che vi darà una specifica più tecnica di tutta la gamma di prodotto. Buongiorno a tutti e grazie mille Marco per la tua introduzione e grazie mille a tutti voi di essere ancora qui con noi. Come detto da Marco in precedenza, DALI è un'associazione nella quale vari produttori vanno a sviluppare prodotti basati sul protocollo DALI, dove sul loro sito, un po' in maniera analoga come su KNX, possiamo avere un database di tutti i prodotti già certificati e registrati sul protocollo DALI. In questo caso vediamo uno screenshot del database dei prodotti DALI, dove possiamo notare tutti i nostri prodotti già certificati DALI 2 presenti nel nostro portfolio e adesso li andremo a vedere nel dettaglio uno a uno. Iniziamo con il DALI Gateway a un canale C01D01 DAL, il quale mi permette di controllare fino a 64 lampade con un solo gateway. In questo nuovo gateway più avanti nel dettaglio andremo a vedere come possiamo controllare praticamente qualsiasi tipo di ballast. Andando avanti abbiamo quello che noi in gergo chiamiamo DALI Twin o DALI Doppio, perché all'interno del prodotto troviamo due bus DALI completamente distinti, quindi con un solo gateway possiamo poi andare a gestire fino a 128 ballast e quindi gestire più lampade con un solo dispositivo. In questo caso il codice di questo prodotto è C02D01 DAL. Infine, l'ultimo gateway che andiamo a proporre oggi è il C01D03 DAL, il quale è un DALI multimaster, questo perché supporta non solo la gestione dei ballast, l'integrazione dei ballast, ma anche l'integrazione di sensori di presenza, sensori di luminosità, grandezze generiche e anche dispositivi di ingresso. Ma più tardi, come dicevo, andremo nel dettaglio di ogni singolo prodotto. Partendo dal DALI a singolo canale, quindi di C01D01 DAL. Come già detto, è un dispositivo il quale mi permette di controllare fino a 64 ballast, gestire volendo fino a 16 gruppi. Ricordo poi che se abbiamo bisogno di più gruppi, il link a gruppi può essere fatto lato KNX, quindi non abbiate paura di progettare più stanze. Ad esempio, se avete bisogno di 32 stanze, collegare due lampade a stanza, lo si può fare lato KNX senza alcun problema. In più, questo nuovo gateway a singolo canale ci dà la possibilità di controllare qualsiasi tipologia di ballast come tipologia DT1, DT6, DT8 e via dicendo. Sul DT8 c'è un particolare da dire che sono stati fatti degli aggiornamenti. Questo perché in precedenza a portfolio potevamo gestire sì dei ballast DT8 ma soltanto per la parte di tunable white, mentre già questo gateway mi dà la possibilità di gestire anche lampade RGB, RGB white, tunable white e via dicendo. Una piccola nota sulle lampade DT1, che sono i ballast per controllare lampade d'emergenza con batteria a bordo. In questo caso, questo gateway può controllarmi un ballast DT1,
ma non può generarmi reportistica sulla batteria. Quindi, se avete bisogno di gestire anche la reportistica sulle batterie, questo non è il dispositivo adatto, ma vedremo più avanti qual è. In maniera analoga, il Gateway C02D01 DAL presenta le stesse caratteristiche tecniche che abbiamo visto in precedenza sul gateway singolo canale, ma in questo caso viene riportato tutto per due. Questo perché, come già detto, abbiamo due bus distinti DALI, i quali possono supportare singolarmente 64 ballast per un totale di 128 ballast a dispositivo. In questo caso, come già detto, i due bus sono distinti, quindi se ci troviamo in un ufficio dove abbiamo due ballast e li andiamo a unire con due bus distinti, questi fra di loro non dialogheranno, ma sempre tramite Connex possiamo andarli a unirli. Quindi non abbiate paura sul cablaggio, perché tanto lato Connex possiamo andare a unire poi come vogliamo i vari loop DALI che andremo a creare nei nostri impianti. Presentiamo ora invece il nuovo Multimaster DALI 2, il quale è un nuovo gateway che principalmente nasce per l'esigenza di andare a integrare dispositivi di ingresso, e in DALI per dispositivo di ingresso si intende tutto ciò che non è un ballast, quindi potrebbe essere un sensore, un'interfaccia a pulsanti o un sensore di presenza e luminosità. Ancora questo dispositivo, questo gateway supporta tutte le tipologie di ballast DALI 1 e DALI 2, tutto ciò che abbiamo visto sino ad oggi, ma ancora è certificato e compatibile per la gestione di interfacce pulsanti e sensori di presenza e luminosità. A livello di controllo dei sensori, possiamo gestire sensori di luminosità, come detto, non solo per un controllo a soglie, ma anche per un controllo costante e continuo dell'illuminazione. Dopo andremo a vedere anche un esempio. E l'unica attenzione che bisogna fare con questo gateway è sull'assorbimento massimo del bus DALI. Questo perché sino ad oggi noi siamo stati abituati a collegare fino a 64 ballast e non avere mai problemi, ma con l'avvento di DALI 2, con l'avvento di sensori, interfacce pulsanti che potrebbero consumare più dei 2 canonici mAh che consuma solitamente un ballast, potremmo trovarci con dei gateway che, superate gli 8 sensori, 8 pulsanti e una quarantina di lampade, finiamo con gli assorbimenti. Quindi attenzione quando si propongono sistemi DALI 2 con pulsanti e sensori di controllare bene il consumo totale delle linee DALI. Inoltre, questo è il dispositivo utile per chi dovesse controllare e gestire anche l'illuminazione d'emergenza a batteria contenuta all'interno della lampada stesso, perché questo gateway è compatibile, quindi sa come parlare attraverso il protocollo DALI con questi particolari ballast DT1 e conoscere quindi lo stato della batteria. Inoltre c'è una connessione Ethernet che si può abilitare all'interno del dispositivo, che mi va ad abilitare due principali funzioni. La prima è la possibilità di abilitare un MQTT client, quindi tramite il protocollo MQTT posso andare a integrare sistemi terzi e portare delle informazioni che arrivano direttamente o dal mondo KNX o dal mondo DALI e trasferirle quindi a un broker MQTT per condividere queste informazioni con qualcun altro. Vi ricordo che poi anche nel nostro portfolio abbiamo il bridge, un alimentatore con interfacce PA a bordo, il quale anch'esso è un MQTT client, e quindi potrebbe aiutarvi lui più il gateway DALI a mandare dati verso il mondo MQTT e quindi integrare sistemi di terze parti. Altra cosa che viene abilitata tramite la porta IP all'interno del gateway DALI è un piccolo web server che va a gestire la parte DALI dell'impianto, quindi possiamo vedere lo stato delle lampade, vedere se chi è in agguasto, chi no, anche banalmente sostituire un ballast, non ho più bisogno di aprire TS, posso contattare la pagina web, selezionare il ballast che devo scambiare perché quello vecchio è rotto, e semplicemente tramite web page posso fare tutte queste operazioni. Quindi già un installatore potrebbe fare manutenzione sull'impianto DALI senza dover ricorrere, come si faceva un tempo, al programmatore KNX. Inoltre questa web page, questo web server mi dà la possibilità di gestire tutte le lampade d'emergenza a batteria contenute all'interno della lampada, e in questo caso è anche possibile eseguire i test sulle batterie e ricevere un report dettagliato per ogni singola batteria, il quale è compatibile con le norme vigenti per la gestione dell'illuminazione d'emergenza, e quindi può essere allegato questo file al logbook dei manutentori proprio che hanno in mano la gestione e la manutenzione dell'illuminazione d'emergenza. Se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa ci dà Gateway Multimaster, quindi gli C01 T03 DAL, prima di tutto un'altra nota che non ho ancora detto è che è un prodotto KNX Data Secure, quindi è compatibile con la crittografia su KNX lato proprio bus, quindi lato cavo, e supporta anche tutte le interfacce pulsanti e anche sensori di presenza. Quindi noi siamo compatibili con qualsiasi sensore di presenza e luminosità o interfaccia pulsante che lavori su istanze sul mondo DALI. Noi possiamo andarle a integrare con questo gateway e portare queste informazioni nel mondo KNX o mantenerle nel mondo DALI se il sistema verrà gestito completamente
completamente in DALI. Sugli ingressi una piccola nota che voglio andare a fare. Come ho detto in precedenza, noi non andiamo a gestire solo i sensori di presenza, luminosità e anche le interfacce pulsanti, ma se dovesse trovare un prodotto di terze parti che è un sensore o un Connex, il quale ha anche C2, VC o altri dati, li possiamo andare a prendere, quindi grandezze generiche lato DALI, convertirle e portarle nel mondo KMX. Piccola nota, anche noi più avanti vedremo come nel nostro portfolio prodotti DALI abbiamo la possibilità di avere un sensore che mi dia presenza, luminosità e con un accessorio anche C2 o VC. In questo caso, se questo dato non vi serve da lasciare nel mondo DALI, ma vi serve portarlo nel mondo Connex per manipolarlo e fare delle azioni, si può fare questo grazie a questo gateway C01D03 DAL. Due note sul cablaggio DALI: molto simile al KNX, è permesso creare un cablaggio stile bus, a stella o albero, mentre è vietato chiudere dei cerchi, quindi fare dei loop o creare una metemesh col scavo. Tante volte ci viene fatta la richiesta: sì, ma se io ho più tranche DALI, quindi più sezioni DALI, come vado a unire per comunicare fra di loro, ad esempio per gestire un comando generale o altro? In questo caso, noi come dorsale del mondo DALI andremo a usare il KNX, quindi tutti i dati che servono fra un bus e l'altro o un gateway e l'altro possono essere ovviamente rimbalzati su bus KNX, riconvertiti nel gateway dove serve rimandare questa informazione sul DALI, così avete linkato due tranche DALI senza alcun problema. Vediamo ora in questa slide invece un esempio di cablaggio fatto sulla ballast. Come possiamo vedere, noi abbiamo un entra-esci che viene fatto fra i ballast a livello di cavo DALI, mentre le alimentazioni possono provenire anche da linee diverse. In questo caso abbiamo, come possiamo notare, un edificio a tre fasi e le tre diverse fasi vanno a alimentare parti diverse del piano, ma con un unico bus DALI noi andiamo a collegare i vari reattori. Con l'avvento di DALI 2 c'è la possibilità quindi di cablare anche sensori e pulsanti all'interno del bus DALI. Perché questo a volte potrebbe essere un vantaggio per l'installatore? Potrebbe essere un vantaggio perché, come vediamo da questa slide a sinistra, ci troviamo in un'installazione che già tutti noi conosciamo dal passato, dove abbiamo il DALI che fa entra e esci fra le lampade, arrivando da un gateway, si presuppone, andando poi in un'altra stanza se necessario. E poi tutta la parte di sensori e pulsanti invece viene gestita Connex. Se guardate bene al soffitto, in questo momento cosa troviamo? Quindi troviamo due cavi diversi, cosa che si potrebbe andare a evitare di posare il cavo Connex nel soffitto, perché se abbiamo un sensore DALI ci permette di portare solo un unico cavo. Quindi questo mi risparmia costi ma anche tempo per l'installazione. Quindi vediamo nella slide di destra come le stesse funzioni possono essere raggiunte utilizzando un sistema full DALI, ovviamente poi integrato a KNX per gestire tutto il resto che è ancora sotto il mondo KNX. Quindi quale potrebbe essere il vantaggio di avere il sensore DALI ma ancora integrarlo con KNX? Perché di sotto su KNX abbiamo la termoregolazione, possiamo far sì che la termoregolazione passi fra comfort e standby in base alla presenza dell'utente, che però ci viene fornita da un sensore DALI. Andando a fare un focus ora sui nostri sensori di presenza, nel mondo DALI 2 abbiamo portato quelli che per noi erano il sensore standard e il multisensor. Quindi ci ritroviamo al catalogo DALI due sensori, il quale il primo è un puro sensore PIR, quindi passivo infrarossi, più sensore di luminosità, mentre il secondo è un multisensor, il quale all'interno ha un sensore di temperatura, di luminosità, ovviamente c'è un PIR, quindi è un passivo infrarosso anche lui, ma a bordo abbiamo anche la possibilità di avere i dati come temperatura, umidità e suono. Rispetto al sensore KNX, questi dati, oltre a essere letti, abbiamo la possibilità di gestire un termostato, ad esempio, mentre nel mondo DALI questo ancora non è possibile. Ma come già detto in precedenza, se questo dato di temperatura venisse inoltrato nel mondo Connex, potremmo mandarlo a un regolatore il quale lo userà come temperatura di riferimento e abiliterà quindi tutte le logiche atte alla gestione della termoregolazione. Come detto in precedenza, nel mondo DALI abbiamo portato il sensore standard e il sensore multisensor, quindi piccolo recap sul sensore multisensor, dove troviamo già a bordo del dispositivo un sensore PIR di luminosità, temperatura, umidità e suono, il quale però, come possiamo vedere anche da questa slide, può essere collegato con un accessorio, un sensore VOC o un sensore CO2 che vediamo in questa slide. Questo perché tutti e due i sensori, come nel
mondo che HNX sul retro del dispositivo hanno la possibilità di collegare fino a 3 ingressi digitali, e per il multisensor il terzo ingresso può essere utilizzato per la connessione di una smart probe, quindi un accessorio sonda per, come si diceva, la lettura di una temperatura aggiuntiva o di una CO2, come nel primo caso, o con una lettura di VOC e CO2, che vuol dire equivalente a CO2. Quindi sono i VOC, sono le unità volatili organiche presenti in aria, e la ECO2 e la CO2 equivalente vuol dire che non viene letta direttamente una sonda, ma viene calcolata in base ai dati che ha a disposizione il sensore stesso. Per concludere il portfolio DALI, all'interno del catalogo abbiamo aggiunto anche 2 nuove interfacce pulsanti, le quali hanno la prima solo 4 ingressi digitali, quindi per l'integrazione di contatti puliti, mentre con la seconda interfaccia abbiamo 4 ingressi digitali, ma abbiamo anche 4 uscite analogiche per la gestione di LED ad alta efficienza, LED che sono già presenti, che già conoscete, presenti al nostro catalogo. A livello di consumi potete tenere in considerazione che i sensori visti prima consumano sui 10 mAh, massimo 10 mAh, mentre le interfacce pulsanti consumano 6 mAh se non vengono usati i LED, o massimo 10 mAh se si utilizza un'alimentazione 24 volte esterna per alimentare i LED posti sul dispositivo. Andiamo a vedere ora un esempio di configurazione, quindi di un sistema puro DALI, integrato, come si diceva in questo caso, col Basque HNX, dove andiamo a vedere che abbiamo più ballast per controllare la parte di illuminazione grazie al protocollo DALI, per poi andare a integrare pulsanti e sensori proprio per andare a gestire anche l'illuminazione automatica della stanza. E ovviamente, se abbiamo bisogno di gestire più pulsanti o più sensori e non abbiamo bisogno di gestire altri ballast, vuol dire che banalmente, magari se ci avanza un solo sensore e non possiamo aggiungerlo per motivi di consumo sul mondo DALI, un sensore può essere aggiunto in Connex e integrato senza alcun problema col mondo DALI. Un altro esempio di configurazione dove possiamo vedere come i nostri sensori e interfacce pulsanti, se piacciono a livello di estetica e di funzionalità, possono essere integrati anche a un sistema puro DALI di terze parti. In questa slide vediamo come c'è un sistema, quindi con un controllore che è messo al posto del nostro gateway DALI Connex, ma se questo è compatibile con pulsanti e sensori di presenza di luminosità, possiamo utilizzarli senza alcun problema anche in questa casistica. Un esempio pratico di un sistema full DALI, quale potrebbe essere la gestione dell'illuminazione automatica e costante a banco. Come sappiamo, spesso ci viene richiesta la possibilità di gestire e mantenere 500 lux a banco, e questo lo possiamo fare come? Grazie proprio al sensore presenza DALI, che mi va a leggere se c'è o no la presenza cliente e mi dà la luminosità della zona, e grazie al DALI Gateway, che all'interno del gateway che c'è tutta la logica di controllo della gestione automatica dell'illuminazione. Quindi possiamo vedere come in questa slide, all'aumentare del coefficiente di luce naturale, noi andremo a diminuire il rapporto di luce artificiale, o l'opposto: se la luce naturale inizia a diminuire, noi aumenteremo con la luce artificiale. Vi ricordo inoltre che i sensori anche nel mondo DALI possono essere calibrati, quindi non abbiamo nessun problema di lettura o di gestione dei sensori all'interno delle stanze. Piccola nota tecnica per chi va a integrare e a programmare dispositivi HNX: tutti i nuovi DALI Gateway oggi sono compatibili con un nuovo DCA, che sta per Device Control App. È una piccola app che va installata all'interno di ETS, quindi non avremo due tool, ETS e un tool esterno per gestire il DALI, ma verrà fatto tutto all'interno di ETS. Non ci saranno file esterni da gestire, perché tutto verrà salvato dentro il progetto ETS, e quindi sarà molto più facile per tutti gestire e mantenere i progetti HNX. In aggiunta, grazie a quanto visto sino ad ora, tutti i gateway possono andare a gestire qualsiasi tipologia di lampada, mi viene da dire classica, che segue il protocollo DALI, come DT0, DT1 fino alla DT6 e DT8, che sono le più comuni. Facendo però attenzione, come detto in precedenza, che le DT1 per il controllo di illuminazione emergenza con batteria a bordo, con il gateway a singolo e doppio canale C01 D01 DAL e C02 D01 DAL, possiamo gestirli a livello di on-off e di dimerata, ma non possiamo sapere lo stato della batteria e gestire tutta la parte di test sulla batteria, cosa che si può fare, come vedremo più avanti, solo con l'IC01D03 DAL, che è il Multi Master Gateway. In più, solo con il Multi Master
Gateway, quindi ancora di C01, D03 DAL, abbiamo la possibilità di andare a gestire nuovi ballast che si possono chiamare ibridi. Sono ballast recentemente, che hanno visto nascita recentemente nel mercato DALI, i quali si presentano con un solo indirizzo DALI, si presentano come ballast DT8, ma all'interno hanno più funzioni, come ad esempio il ballast per il controllo RGB più il tool onable white. Quindi abbiamo 5 uscite: red, green, blu, quindi rosso, verde, blu, e il bianco caldo e bianco freddo. E il Yeti dovrà riuscire a gestire sia la parte di colore, proprio come intesa come colore, e temperatura di colore del bianco. Andiamo a vedere ora invece, come si diceva prima, i due principali sistemi di illuminazione d'emergenza. Diciamo che abbiamo due sistemi principalmente. Il primo ha un soccorritore centrale, quindi uno più batterie, però a livello centralizzato dell'impianto, dove nel caso in cui c'è mancata tensione dell'impianto, questa batteria subentra e tiene alimentate le lampade d'emergenza. Oppure ci troviamo in un secondo caso dove ogni singola lampada ha la sua batteria e questa verrà mantenuta accesa la lampada nel caso in cui venga a mancare la tensione. Per riassumere, come abbiamo già detto, se abbiamo un sistema con batteria a bordo dei ballast, l'unico dispositivo che potete utilizzare per generare reportistica e avere feedback è il nostro C01 D03 DAL Gateway Multimaster. In alternativa, nel caso in cui abbiamo una batteria centrale, quindi un soccorritore centrale, possiamo usare un qualsiasi dei nostri gateway, siccome tutti sono compatibili con la parte di emergenza soccorritore centrale. Se ci pensate bene, il gateway in sé non dovrebbe avere chissà che funzioni quando c'è una batteria centrale, perché tutto verrà gestito poi da un BMS che eseguirà i report e gestirà i report. Però tenete in considerazione, come vediamo adesso, questa slide in questo momento l'alimentazione è garantita perché c'è la 230 classica che sta funzionando, ma nel caso in cui la 230 dovesse cadere, dovrebbe subentrare il soccorritore e mantenere le lampade accese. Cosa molto importante durante lo stato di test, invece, quando abbiamo sì la 230, ma il BMS richiede un test di test delle lampade, in quel momento il gateway deve saperlo e quindi deve anche dire sul bus KNX che se ci sono delle lampade che in quel momento noi non vediamo, è giusto che non le vediamo perché sono sotto test e quindi sono state sganciate dal DALI proprio per essere sicure che si accendano ed eseguiti tutti i test. Quindi, come detto in precedenza, se abbiamo un sistema di illuminazione d'emergenza a batteria singola per singolo ballast, siamo costretti a utilizzare il nostro C01 D03 DAL, il quale se stesso può iniziare già a generare dei report utili per la manutenzione dell'impianto di illuminazione d'emergenza. Nel caso in cui invece ci troviamo con un sistema con una batteria centralizzata, possiamo usare un qualsiasi dei nostri gateway senza alcun problema. Detto questo, spero che sia stato tutto chiaro. Lascio la parola ancora a Marco per le conclusioni del webinar. Grazie mille a tutti. Grazie Andrea, un'ottima spiegazione tecnica riferita alla parte DALI e DALI 2. Io volevo solamente andare a fare una breve conclusione per la parte di portfolio prodotti che ovviamente abbiamo come Electron, su tutta la parte ovviamente anche di controllo e illuminazione. Quindi abbiamo visto ovviamente tutte le specifiche rispetto alla parte DALI 2, ma la gamma Electron si compone ovviamente di tutta una sensoristica su base KNX, il multisensor che giustamente Andrea ha fatto un focus dedicato sulla parte DALI, lo ritroviamo anche su base KNX. Oltre ovviamente ad avere tutta una gamma di sensoristica particolare per diversi ambiti, quindi prodotti trasversali per diverse applicazioni, sulla parte di esempio ampio raggio, quindi una copertura molto ampia di rilevazione, o la versione specifica per corridoi, quindi dedicato proprio a corridoi in ambito per esempio di uffici, di hotel o in ambito scolastico. Riporto qui tutta la parte di controllo e illuminazione che abbiamo visto insieme ad Andrea, su tutta la parte di controllo DALI e DALI 2. Ovviamente a catalogo Electron abbiamo tutta una gamma anche di dimmer dedicati ai diversi protocolli di illuminazione che abbiamo a disposizione, di gestione ovviamente 1.10, a taglio di fase e così via. Per completare la gamma ovviamente c'è tutta una gestione della parte di MX, contatore di energia per la parte di reportistica e di contabilizzazione della struttura e stazioni meteo che può ovviamente essere molto utile in ambito di gestione del controllo degli ombreggianti. Vi ricordiamo ovviamente tutta la parte anche modulare dei nostri dispositivi, su tutta la parte quindi attuatori di comando, le varie gamme disponibili, una carrellata molto veloce, le info principali sono ovviamente sulle varie gamme, la serie S è una serie molto interessante per la parte di attuazione di comando perché ha dei relè a bordo da 20 A con anche la misurazione corrente integrata, la serie F è quella più
completa, che può avere ovviamente tutta una gamma di ingressi e di uscite dedicate per la parte di illuminazione, la gestione ovviamente dei motori e tutta la parte anche di termoregolazione per la parte di riscaldamento e di raffrescamento. Dei dispositivi poi dedicati anche al controllo del clima, quindi la parte di regolazione fine di impianti di riscaldamento a pavimento, per esempio, o tutta la parte anche della gestione dei fan coil che possono essere a relè o con tecnologia 0.10. Le interfacce pulsanti, quindi classici ragnetti KNX che mi servono per andare a fare l'integrazione di pulsantiere, per esempio, tradizionali. Componenti di sistema, quindi tutta la gamma di alimentatori di tensione che generano e che mi danno la possibilità di generare l'infrastruttura KNX, e tutta quella gamma di interfacce, di dispositivi connessi, il bridge, quell'alimentatore con a bordo anche l'interfaccia IP e un protocollo MQTT integrato, e la nostra supervisione, quindi la parte proprio di visualizzazione grafica del mio impianto anche da remoto. Quindi una gamma prodotti veramente completa. Per la parte invece di user experience, anche qui un breve riassunto delle nostre gamme di prodotto per la parte estetica, di comando, la gamma 3025, la serie Electa, sono delle pulsantiere meccaniche, tutta la famiglia 9025, quindi invece in questo caso pulsantiere termostati capacitivi in vetro, tutta la parte ovviamente anche di controllo accessi in ambito alberghiero, e poi l'integrazione della nuova famiglia serie OLIU, quindi c'è proprio un discorso estetico di comando sempre su base meccanica, con veramente un'infinità di finiture, di soluzioni in qualsiasi ambito essa rivolta. Per completare poi il pacchetto di dispositivi, di pannelli di controllo, quindi touchscreen su base Connex con interfaccia IP integrata, che mi permettono veramente di diventare un pannello di controllo di visualizzazione del mio impianto. Vi ricordiamo di seguire i nostri canali social che ci danno la possibilità di essere in maniera più diretta ovviamente sulle parti di novità, sia sulla parte ovviamente di canali LinkedIn, Facebook, Instagram. Abbiamo tutta una sezione dedicata per quanto riguarda YouTube con diversi video dedicati a dei tutorial, e ovviamente ritroverete poi tutte le registrazioni di questi webinar dedicati alle novità di Electron. Ovviamente sul sito ritrovate anche tutta la parte di documentazione tecnica aggiornata, dedicata per esempio alla nuova serie OLIU, con una brochure fatta apposta dedicata a quel tipo di dispositivi, e tutta la documentazione aggiornata ovviamente. Vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter se non l'avete già fatto, perché vi dà la possibilità ovviamente di essere sempre aggiornati su novità e prodotti in uscita sul protocollo Electron. Qui una piccola anticipazione anche dei prossimi webinar che ci saranno nel corso di quest'anno, con un'idea del viaggio che continua, quindi dei nuovi prodotti che saranno sicuramente a catalogo e saranno immessi sul mercato con diverse soluzioni, proprio per andare a ampliare tutta la nostra gamma di prodotti sempre su protocollo standard KNX. Grazie Andrea per la presentazione. Grazie ancora a tutti voi e anche un grazie a tutto il team di Electron che ci dà la possibilità e ci aiuta a eseguire questi webinar. Quindi, a presto, buona Grazie, giornata. alla prossima.